Quella sta riprendendo già? Sì. Allora, quella è la protagonista femminile del film, si chiama Grażyna Zapolowska, polacca, bravissima attrice, e il suo ruolo è quello di Francesca. Quello che vedete inquadrato adesso sono io. Mentre lei... Cosa? Dico, lei che... No, vi ho detto che mi date il tuo. Allora, sì. Tu, io sono Antonio, mi chiamo Antonio Salimbeni. Sono Antonio, il protagonista del film. Faccio il cameriere in questo locale, dove ci sarà una storia un po' complicata fra quattro personaggi, 4-5 personaggi, cioè aspetti, i personaggi sono 6, però la storia si svolge, che si intriga fra loro. Sono Antonio, Francesca, Bagnini, che è il gestore del locale, e il bagnino Renato, che è quello che abbiamo visto molto ieri. Hai interpretato altri film? Sì. Ho cominciato nell'88 con Pupi Avati, in un serial televisivo, che è andato in onda su Rai 1 nell'89, poi è andato in replica qui adesso nel primo mese del 92, poi ho fatto un'altra cosa con Fellini, poi ho fatto un altro film che non è mai uscito, poi recentemente sono usciti due film su Rai 2 dove io ero... In uno ero il protagonista maschile, nell'altro ero uno dei protagonisti maschili. Uno sulla droga e l'altro poliziesco, però sicuramente questo è un ruolo cinematografico più importante che appunto. È uno dei più importanti, no, che è più importante sta interpretando. Assoluto, più importante. Più importante, sì. È molto giovane, quanti anni ha? Non troppo, 27. 27, sì. Bene. Come mai avete scelto questa zona per interpretare il film? Ma sì, questa... cioè io sono stato scelto, non ho potuto scegliere niente. Sì, quindi... sì. Comunque è una zona meravigliosa, perché c'è questo posto desolato, col mare molto bello, questa casa che sembrava fatta apposta per il film, però il film è ambientato a Riccione, in una zona di Riccione che si chiama Bissigna. È una zona desolata a due passi dalla confusione. Tutto qua. E la gente del luogo è molto calorosa e socievole, e noi siamo contenti di questo. Grazie. E adesso possiamo andare sul Gogo. Voglia spingi, sei. Ma va giù! No, ce ne è basso tanto. Sì. Hanno preso appoggio? Sì, sì. Qui io sono con Alan Drover. Oh. Hai capito che c'è? Sto qui. Oh, si derruba. Sì. Pensa bene tu cambi di bombera, ma cos'è? Ah, cos'è? Qui c'è stanato poco, c'è un po' saltato. Noi ci siamo detto, se vai là in bus, dai, dai. Io ti sono andato, per aggiungere la regia. Tanto? Arrivo per te. Sì. Che c'è sta? Mente è un... Che devo dire? Lei è il costumista del film. Sì. Cioè, in che consiste il suo lavoro? No. Lasci perdere. No. Questo è un video. Beh, esce la... 39 anni. Esce, è meglio che la stazione non fa vedere. Lo dice anche.
Tu cammina, hai capito, andare a me? No, è sempre. Per scendere, poi c'è vengono a combattere, faccio, fatti, vivi, perché è finito, perché è finito, perché è finito. Pure tu, non c'è. Voglio prima di un pino. Ci provocino fatica questi. Questo ma coprete per mezza ghiaccia, sai? Fa furore. Manco cammina tu, non esci, manca tu. Voglio solo sul portanello, voi. No, ma la camera c'è per forza da qua, vedi che è la stavi, quando c'è una fa scena che stai andando a campagna, quelli vedi, ma c'è una... No, mi sono mangiato la campagna. E tu mi hai questa sera, quello in giro qualcuno che mi stai... No, ora ti dico... Ora è bello, la borsa mi fa subito un motore. Le scene belle lì, va bene, però devo finire, hanno fatto un sacco. Grazie Medeo. Quindi, vabbè, se tu vuoi fare la vicina di casa, sì, se tu dici vuoi fare una cosa, fatta l'altra, lo voglio fare io. A prendere il freddo. Cioè, l'hanno fatto tutto, però insomma, che c'è stato? Sì, vabbè. Che vuoi? Anche recitando. Io devo soltanto vedere un po' nella... Certo, ho voluto... Pasquale, che cosa avete girato a Serra? Stiamo facendo sempre i soliti sketch dialettali, no? Dialettali? Dialettali, quindi praticamente oggi abbiamo girato gli esterni e domani sera giriamo gli interni. Il dialetto è... cioè lo sketch tratta di un medico degli anni dietro, insomma, dove questo qui le visite che faceva praticamente aveva sempre la solita frase, no, latte, brodo e rosciolone. E noi stiamo cercando di inviare questo sketch aggiungendo anche altre frasi dialettali che cerco di ricavare da fatti realmente accadute lontano. Pasquale, senti, che impressione hai avuto su questo set cinematografico che si è installato qui a Marina di Serra? Che ho avuto sono dei volenterosi, ho parlato anche con l'attore, il ragazzo lì, ha detto che lui è il primo film di questo genere che fa. Infatti ha detto con me che ha girato anche dei film con Pupi Avati. Sì, ma sul... televisione, insomma, non come protagonista, invece qui fa. Io non brucia, ma solo io. Ma
Signor Renato. Un po' meglio di te. Si è salvato nel miracolo. Un po' meglio come penso. Se mi è caduta la telecamera, come è andata? Stop! E quando è carico il camion? Qua non si muove più. Ma perché? Perché? Non ci abbiamo quello. Il camion carico. Oramai mi conviene finirla la pellicola. Questo passaggio dovremmo fare, ma quello è una muretta. Aspetta, vieni, vieni. Il tempo di quest'anno. Ma che cosa è? Lei è l'operatore, vero? Sì. Esce. Sta facendo un film sul film. Facendo un film sul film. Il regista mi ha detto che fra un anno forse esce il film, ma lo danno per televisione o no? Per televisione. E la spiaggia di Riccione. Sì, sì. E se lì dove andiamo? Un ingegnere al bacco. Sì. Ma detto sì, questo prenderà fuoco. Ma il fuoco vero? Quando farete questa cosa? Fuoco vero? Sì, dico. Sarà lui. Papà, dopo veniamo a vedere con abbiamo una, me lo dirà, me lo dirà pure Demetrio. Bene signori, io vi lascio, andate bene, veramente l'operatore è furto, guarda, poi ci ha fatto, dunque c'aveva 17 anni quando inizia, sono 12 anni per perde esperienza, noi siamo da giovani, da giovani, io andrò a città, c'è tu, se vengono questi o hai ne vai tutti a breve, a porti tre quarti a breve, ti sono sicuro, ti vai a porti tre. No, ci sono quelli che vengono a venire a tirare i piccoli, qua. Se ne c'è attrezzatura di montaggio, eh? Ma che è? Perché tutte le attrezzature mandano. E mando la gente, perché c'è la linea civile, non c'è nessun territorio. No, che la ricerca. Chi sta là, è là, no? Tanto che c'è. Dai, vai. Questo sta per fare male. Andiamo però, mi piace e la benzina. E lo andiamo avanti. Ciao, vengo io, la mia.
po' come prima. Tonino! Bravi! Con finestra, Tonino! E mettiamo quest'altra cosa, hai capito? Che poi se incendia dopo un po' e si spegne manco più, quello? Il manichino? Ah, l'ho bruciato via? Sì, perché è tutta come la tua, farà pure il fumo. Torino! Farò un fumo. Ma c'è ne ce l'ho qua, di manichino però? Sì. È una puzza. Allora no, un manichino? No, i primi 3-4 minuti di inquadratura no. Torino? Non so qua faccio. Da qui? Che punta? Senti, però io le scarpe le mettiamo le scarpe. Ma no, qualche scarpa, qualche scarpa. Aspetta, i fumoni, no? Se là sta pronta, ma è pronta, il fumone è pronto. No, il fuoco. No, ma sta spenta. Sta spenta. No, la mando via. Allora la devo rimettere dentro. La rimetto dentro. La rimetto dentro. Sta spenta. La prendo in giro, veramente. Sta spenta. Questo vuol dire. Devo fare pure i manuali.